benvenuti al sud, benvenuti a Racale, provincia di Lecce, estremo Salento, e siamo qui con Daniele Stefani. Stefani, un cognome che ormai abbiamo imparato a conoscere perché è papà di Simone, il delfinista e protagonista dei campionati assoluti di vasca corta a dicembre. Simone che ha anche un fratello, quindi Emanuele, e dunque essere papà di due nuotatori al sud, fare il rappresentante anche di costumi, portare i figli a scuola, ecco, la durezza del tuo lavoro, ma anche la passione, cosa ti spinge a fare tutto questo ogni giorno? Sono Daniele, quindi padre, come hai detto, dei due miei ragazzi che nuotano. E la passione, vederli felici del nuoto, di quello che fanno, per me è tutto. Poi ho sfruttato, diciamo, anche il fatto del nuoto con i ragazzi, avendo un'attività commerciale, ho un'attività di negozio di articoli sportivi, e quindi ho sfruttato anche loro vendendo costumi, e sono diventato anche uno dei punti di riferimento nel sud della Puglia per la vendita dei costumi da gara. Senti, raccontaci un po', tu sei un po' coordinatore per quanto riguarda il mondo anche del, diciamo, commerciale, ma ci sono anche difficoltà oggettive strutturali, ecco, fare questa attività quanto, diciamo, ti stimola, quanto aiuta, quanto è importante per voi genitori portare avanti tutto questo mondo del nuoto? Lo stimolo, diciamo, me l'hanno dato i miei figli innanzitutto, poi piano piano mi è entrata la passione, perché vedendo poi i ragazzi, ma tutti un po' in generale, perché poi mi piace proprio stare in mezzo a tutti questi ragazzi, vederli, i sacrifici che fanno, e poi noi genitori che ne facciamo altrettanti per poterli portare da tutte le parti. Sacrifici quotidiani che fate? No, ogni giorno facciamo calcio. Adesso qua a Racale sono almeno una settantina di chilometri al giorno, per due volte, perché poi bisogna prima portarli, poi magari rientri, poi bisogna riprenderli. Ci sono sacrifici. Quanto è stato importante l'arrivo qui di Max Di Mito come figura centrale tecnica? Importantissimo. Innanzitutto devo anche ringraziare per Simone è stato anche uno stimolo, con l'arrivo di Max, uno stimolo per poi andare a Caserta ed arrivare dove è riuscito ad arrivare. Sinceramente sta cambiando anche un po' il modo di vedere tutto il nuoto qua giù da noi. Sta cambiando una mentalità, ecco, sì, sì. A proposito di questo, raccontaci appunto nella scelta di mandare Simone a Caserta, le difficoltà, più che le difficoltà, ma anche l'entusiasmo che intravedi, anche la speranza che tuo figlio un giorno possa diventare un campione del nuoto azzurro. Cosa ci puoi dire, diciamo, quanto è, come ti rapporti, ti coordini tra Caserta e il Salento? Diciamo che Simone è purtroppo, diciamo, tra parenti, magari la struttura che c'è a Caserta, magari dalle zone nostre, non c'è. Questo è un deficit, dato di fatto, purtroppo, che quindi anche per Max, anzi, fa un lavoro, un ottimo lavoro per le strutture che abbiamo, quindi Simone, tra parentesi, diciamo, è anche stato costretto ad andare là, perché sennò difficile poter arrivare a raggiungere alcuni traguardi se non hai la struttura, se non hai la possibilità di allenarti come si deve. Questo è, però ci credi? Ci credo, sì. L'ultima domanda.